Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di Yakuza perché sono stati annunciati 3 nuovi Yakuza e adesso facciamo un po' chiarezza su ognuno di questi, visto che ho visto che c'è online un po' di confusione. E quindi partiamo in ordine di uscita o probabile uscita. Quindi partiamo con Like a Dragon Ishin. 21 febbraio 2023 dovrebbe uscire, ma comunque febbraio 2023. Questo dovrebbe riprendere la formula action tipica della saga principale di Yakuza ed è un remake di un gioco uscito per PlayStation 3 e PlayStation 4 nel 2014, gioco uscito solo in Giappone, quindi mai arrivato in Occidente, che finalmente arriva. In pratica cos'è questo titolo? È uno spin-off in cui vengono ripresi gli stessi personaggi, le stesse fattezze dei personaggi della serie principale di Yakuza, ma reinterpretati come se fossero dei personaggi del tutto nuovi, come se vivessero in un universo parallelo ambientato nel Giappone feudale, quindi con i samurai, e insomma, come se fosse tutta un'altra storia, semplicemente con le fattezze dei personaggi che abbiamo conosciuto. E questo uscirà su tutte le piattaforme, quindi sia nuova generazione che vecchia generazione, e dovrebbe avere i sottotitoli in italiano, o almeno da quello che dice Steam. E dovrebbe avere i sottotitoli in italiano. Passiamo a Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, ovvero l'uomo che ha cancellato il suo nome. Questo dovrebbe uscire, è stato previsto per un generico 2023. Anche questo dovrebbe avere la formula action brawler tipica degli Yakuza e questo dovrebbe essere un seguito diretto di Yakuza 6, ambientato quindi tra Yakuza 6 e il nuovo Yakuza 8, che chiaramente ancora deve uscire, o meglio Like a Dragon 8. Protagonista Kazuma Kiryu, il solito protagonista di tutta la saga principale di Yakuza, dovrebbe essere un progetto un po' più piccolo rispetto ai precedenti, quindi non uno spin-off ma comunque un'avventura un po' più limitata. E questo esce pure su tutte le piattaforme e dovrebbe essere sottotitolato in italiano anch'esso. Passiamo a Like a Dragon 8, che dovrebbe uscire nel 2024. Questo, in teoria, essendo un seguito diretto di Like a Dragon, il settimo capitolo della saga di Yakuza, dovrebbe essere con combattimento a turni, in teoria. Se ho capito bene, dovrebbe essere con combattimento a turni. Quindi seguito diretto di Like a Dragon, protagonisti sia Ichiban, il protagonista di Like a Dragon, ma anche Kazuma Kiryu, che ritornerà. Non sappiamo se come protagonista, coprotagonista, comparsa, però ritornerà. È un progetto principale, è il progetto principale chiaramente del team. Questo uscirà su tutte le piattaforme e dovrebbe essere sottotitolato in italiano. Sottotitolato, non localizzato, quindi doppiato. Infine, quindi avendo fatto chiarezza su quelli che sono i 3 titoli, volevo dirvi perché è stato cambiato nome. Quindi ufficialmente ormai anche in Occidente non si chiameranno più Yakuza ma Like a Dragon, perché il team si è espresso, la Software House si è espressa dicendo che l'idea è che ormai non tutte le storie che vengono narrate in questi nuovi capitoli sono per forza legate alla Yakuza, quindi alla mafia giapponese, quindi si voleva creare un distacco da quel nome tipico per soprattutto le nuove generazioni che si approcciano al brand, che magari non avrebbero notato che c'era un collegamento sempre così diretto con la Yakuza, e quindi si è voluto aggiornare il nome a quello che è stato sempre in Oriente, ovvero Like a Dragon come un drago. E quindi appunto per questo adesso, partendo dal set che già si chiama Yakuza Like a Dragon, da ora in poi si chiameranno anche in Occidente semplicemente Like a Dragon e così via. Questo ragazzi, spero che adesso siano più chiari quelli che sono i 3 titoli in uscita di Yakuza, non vedo l'ora di provarli. Mi spaventa soltanto il fatto che quello che aspetto di più, ovvero Gaiden, che parla di Kazuma Kiryu, dovrebbe essere un progetto più piccolo, ma nonostante sia un progetto più piccolo, spero che comunque sia molto curato come sempre dal team. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate e parliamone insieme. Io come sempre vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se vi piacciono i miei contenuti. Seguitemi anche su Instagram, trovate tutti i link in descrizione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!